benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti al trofeo Mamma e Papà Cairo, un torneo dedicato alla memoria dei genitori del presidente Granata, al quale hanno aderito le formazioni Primavera di Torino, Milan, Juventus e Atalanta. Cairo ha risposto alle domande riguardo la recente lite tra Juric e il direttore Vagnati, ma anche di calciomercato. Torino, Cairo sulla lite Juric-Vagnati. Per il presidente del Torino Urbano Cairo, inevitabili le domande riguardo la lite, divenuta pubblica a seguito della diffusione di un video tra Ivan Juric e Davide Vagnati, qui la nostra ricostruzione, il calcio è un mondo in cui le emozioni sono ad altissimo livello, ad elevata potenza. Quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che sono determinati e focalizzati sono cose che possono accadere. Ho parlato con persone che mi hanno detto non sai quante ne ho viste. Adesso l'importante è spleggiarsi e fare bene. Cairo, il mio rammarico è non aver dato a Juric ciò che vuole. Riguardo al mercato, Cairo non si è sbilanciato. Alla domanda su quanti acquisti ancora farà il Torino, il presidente ha risposto così: non mettiamoci a fare numeri, è arrivato Radonjić, abbiamo ripreso Pellegri, Beye, ma anche Lazzaro. Manca un difensore, un centrocampista e un altro trequartista. Urbano Cairo, però, si è lasciato andare a una dichiarazione, rivolta al suo allenatore, Ivan Juric: il mio dispiacere oggi è non riuscire ad accontentare un allenatore come Juric per motivi pregressi e di un mercato complicato. Il più grosso rammarico è non avergli dato ancora ciò che vuole. Punto. Infine, di oggi la notizia dell'arrivo in Italia di Ilkan previsto per stasera. Riguardo l'acquisto del classe 2004, Cairo non si è spinto troppo, Ilkan è un giocatore di grande qualità, ma finché le cose non sono tutte fatte e ufficiali, non dirò niente. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.